So, you know, try to grow somewhere. Come diciamo poi da spazio e tempo si porta velocità con spazio di spazio, quindi i nostri fondamentali come diventano più veloci e quindi anche spazio e tempo. Che i segmenti velocità portano anche a più. Siamo quindi siamo di percorso che è carico alla presenza, quindi siamo concerti di conseguenzialità a tappo di segno. Punto di impatto più veloce possibile.
solo dei giocatori che non sono della grande relazione, che ancora prendono un po' di parte. Ci siamo, anticipazione, legge la traiettoria della palla, ma la legge della palla sono in basso, come deve essere. Fatemi la descrizione tecnica della presa del palla. Dipende dalla condizione in cui sono la condizione fisica in cui sono rispetto all'azione del tagliatore, cioè dal mio contatto che ho con l'attaccante dell'avversario, dov'è la palla, poi cercare di prendere il più grande possibile e impedire che qualcuno la palla poi rubando anche magari il tempo o anche il secondo rimane poi come ci va? Come la prendo? Una mano, due mani, una di chiaro? Posso due, se posso due che la prendo, se no una cosa. Una non c'è un po'. E come ricarico? Mentre ricarico, come ho detto la testa, cerco di girare subito, i piedi, devo sapere dove sono. Cerco di occupare più spazio possibile. Cerco di rubare più spazio possibile. Occupare. Occupare. Non lo faccio scendere quando. E l'arresto? Quando ricado? Devo capire dov'è il mio ricevente e porto sulla palla e cadere con i piedi di volta la palla. Se riesco, devo dovrei esagerare i piedi verso il canestro dove vado a segnare. Allo stesso tempo, cioè, se ti piace lasciare la provincia, se c'è contatto, se io ho contatto, se sto andando in basso, riesco a girare qui. No, cosa sarà importante? L'equilibrio con cui ricarico, tenere la palla alta. Capire qual è il mio piede aperto. Capire qual è il mio piede aperto. Se noi ci piace, diciamo, crediamo, crediamo con i piedi per terra. 9 volte su 10 il piede tocca prima di me. 9 volte. Quindi io ho un fermo su cui muovere. E quindi potermi girare in base al fermo che ho e non voglio passare la palla. Quindi userò il perno, il giro frontale, il giro dorsale o un palleggio per aiutare a creare spazio o aiutare il passaggio di uscita. Ci siamo? Che fondamentale dobbiamo usare? Primo fondamentale, quello che si fa guardare. Guarda. È un fondamentale, tante volte non ci dimentichiamo. Faccio un esempio, che poi dopo vedrete. Nel dive. Se io gioco un sistema offensivo sul basato sul dive, è inutile che taglio se il mio compagno mi guarda. Ci siamo? Col quarto ragione di questo è indicato il difensore del ricevente di importanza, la chiamata. Siamo d'accordo? Sì, cosa fa? Prendere vantaggio della gestione, tutte cose che avete fatto per quando va bene, come correre, eccetera. Arriviamo subito al 2 contro 1. Bene, 2 contro 1, qual è l'obiettivo che si fa? La terra, che si fa? Allargare le spazio. Allargare le poi profondo, spacco profondo, chiusura di comunicazione, scala, taglio profondo. E non taglio profondo, attacco profondo, a parte ci muove, se chiude la libertazione, taglio profondo, scarico, se non chiude la libertazione, quindi porto la difesa un po' più sicuramente, quindi che polarità di tecnico c'è già? Palleggio. Palleggio o palleggio? Palleggio e passaggio. Palleggio e passaggio.
pensando, giusto? E poi vediamo. Spazio chiuso, benissimo, va bene. Ho fatto la resta poi delle risorse.
ho messo il concetto del 2 contro 1, spazio libero, vado a canestro, per condizionarlo, numero di passaggi. Correre davanti. Ok? Collaborazione. Per mantenere il vantaggio, secondo l'ondata, prima di corpo, secondo il corpo. Siamo con attraverso i tagli, la porta, posizionamento, alto centrale, più freddo, basso centrale, uno contro uno, per vedere, o attraverso blocco, portare dalla palla, secondo le lunghe, o blocco sulla palla, che chiaro, ci ritrovate. Siamo. Da che cosa possono essere condizionati? Partiamo da un 4 contro 3, che cosa può essere condizionato? Di spazio, quelli che occupano la difesa. E qua? Se l'area occupata, che noi vogliamo dire la percentuale, sì. Se l'area occupata o meno, per mantenere il chiaro, se io voglio fare giocare le linee da tre, forse non è quello che voglio io, il tiro da tre ci può anche stare, ma non è quello che voglio io, perché se voglio fare in contropiede, ovvero nei tiri ad alta percentuale, quindi taglio posizionamento per due minuti. Qui abbiamo due situazioni, mi leggete la prima e mi leggete la seconda. Ah, sono anche il professore, però non è vabbè, la prima cosa c'è? Cosa fai? Non riesce soltanto a dire che si è sbagliato. Si è fermato a fare un prendendo la pensione. Siamo. Perché in questo caso qui il recupero è molto vicino, però c'è un leggero vantaggio. Capito? C'è un leggero vantaggio. Si vede bene. Ma si dice guarda che ha un leggero vantaggio su quanto solo il difensore o il difensore. Non rimane nel centro? Sì, in questi casi qui sì, si può fare con la palla, con la centrale. Mi hai fatto una domanda, perché ho messo le situazioni? Qual è la domanda, scusa, perché? Perché ho messo situazioni di contropiede senza conduzione centrale? Prendo l'apertura sull'altro, l'ho detto che netto, mi metto bene in mezzo. Esattamente. La linea diretta per andare a casa sarà quella dopo. Se vogliamo un discorso di transizione è 9 volte su 10 su una palla recuperata con difese che può correre in transizione o su un rimbalzo difensivo. Stiamo parlando di un 4 contro 3, quindi di una transizione offensiva, noi vogliamo mantenere pressione sulla difesa, anche col primo e col secondo rimorchio. Ci siamo, la prima cosa che guarderò è l'area piena alla difesa. Ok? Quindi la prima cosa che vado a vedere per costruire i miei atleti è nel continuare ad attaccare, collaborare con i compagni, con i compagni liberi, quindi cercare il giocatore libero e muoversi negli spazi che mi permette di mantenere il vantaggio.
è un vantaggio. Già così. Perché siamo in una situazione di quattro. Collaborando come potete, gomito protetto, come da manuale, ci siamo, si
siete d'accordo su questo? Ma cosa cambia? Infatti la piazza posizione di il tempo di ritorno. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho fatto fallo. Io ho fatto fallo. Perché mentre io arrivavo, io mi sono mosso. E sono andato nel suo cilindro, ho fatto fallo. Cosa potevo fare? Sono in questa situazione qui, o rimango sulla situazione frontale. O se no faccio l'altro tempo, dai, questo però forse tu devi continuare a fare l'altro tempo. Quindi dipende dal tempo che prendo io per fare, per eseguire questa situazione di pendolo. E cosa succede invece? Perché molte volte succede questo, soprattutto nei giovani. Perché dico che c'è il pendolo? Perché soprattutto nella mantengo il palleggio lì, c'è una situazione di ok? Sono due tipi di endorf. L'altro endorf che ha fatto vedere giustamente prima da un punto di vista tecnico preciso, viene utilizzato più nelle squadre senior del mondo con il picco. Perché? Perché non ha gran qualità di palleggio e quindi due palleggi sono già più che sufficienti, massimo tre. E poi dopo, anche perché vado praticamente a fare un pick and roll. Siete d'accordo su questo? L'altro aspetto è il giro. Perché se lo prende bene il tempo, succede questo video. Io faccio questo, lui passa nel mezzo e non abbiamo preso il superiore. Cosa che succede molto spesso, cosa che con le donne è molto. Allora, prima, abbiamo visto la quarta possibilità, posso usare un blocco diretto sulla palla. Andiamo subito a interrompere. Blocco diretto sulla palla e creo già una situazione di 2 contro 1. Da piccolo. Quindi, chiuderò la testa, portare il blocco. Sappiamo cosa andiamo ad applicare, sappiamo quale difesa farà l'avversario.
siete d'accordo su questo? Perché uno si è preoccupato. Un cambio difensivo deve essere un cambio di ritardo. Ok? E quindi io so che nella mia transizione, i 5-4-4, tra virgolette, io vado ad attaccare, nel senso che non si sono ancora posizionati, per questo mi avete detto 5-4-4, io posso attaccare con l'area piena direttamente da un picchiarone. Picchiarolo, qual è la differenza tra picchiarolo e picchiarpato in questa situazione qui, per poter mantenere il vantaggio? Sì, qual è la differenza? Sì, qual è la differenza? Il quarto di campo sia lì. Parlo di picchiarolo laterale. Ok, il rimorchio per il vantaggio a palla, ovvero secondo rimorchio, e rigiocare con la situazione che abbiamo visto prima col primo rimorchio. Quindi andare a giocare nel dopo, un pick and roll sulla torcia. Ci siamo? In tutte queste situazioni, il concetto è che io ci ho preso il vantaggio perché so quello che sta facendo la presa. E quindi posso utilizzarlo per continuare a mantenere il vantaggio. Capite cosa voglio dire? Io sto mantenendo, non lo so perché ho già letto la difesa e ho già preso il vantaggio. Quindi, qui abbiamo
spostare il siero perché so che ho l'occhio. Oppure devo contenere perché so che è stato recuperato. Non esiste come difesa individuale. Le responsabilità sono sempre individuali. Pian pianino di costruire tutto.
tutto, dal tiro come abbiamo parlato fino alla difesa, mettendo delle piccole cose a ogni categoria, a ogni step, probabilmente costruire il suo più giocatore di cui abbiamo parlato, ovvero che sono autonomo nelle decisioni. Se io sono quarta di cosa, ok, lui guarda il contesto, sono sulla linea di passaggio. Nel momento che guarda di là, vai, io posso fare questo passo. Cosa mi aiuta? Se c'è una penetrazione sul tronco, che ha meno spazio per fare una penetrazione. Ci siamo? Ed è soltanto un piccolo passo. Mi aiuterà che quando c'è una penetrazione e c'è l'uomo in alto, di misurare la parola. Voi chi non vede, mi dispiace, va bene, e sono in questa posizione. Posso fare sulla palla e recuperare sulla linea del passaggio. O ritornando a guardare che cosa, vai. Siccome ho aiutato, posso tornare anche a recuperare sulla linea del passaggio. Ok? Quindi era un piccolo inciso su una situazione che possiamo fare. Allora, quindi c'è sempre un lato forte, un lato forte. A parte un lato forte. La difesa è che il nostro piede nasce dall'attacco. Sì, perché? Buon tiro. Il suo tiro andare a ribalzo, nel momento in cui si viene ribalzo si faccia proprio in questo senso qui, perché con il lanciamento si è ribalzo, ma anche chi va a decidere di andare a ribalzo e chi va a ribalzo dall'equilibrio dell'attacco. Io ho bilanciato l'attacco, cosa intendiamo bilanciato? Oddio, perché nelle posizioni giuste, ma abbiamo deciso che il 1 e il 2 provano il contropiede, il 3 e il 4 e il 5 vanno in rimbalzo, se siamo nelle posizioni giuste, scoprire il contropiede è molto più facile. Ci siamo come idee, grosso modo, vi faccio un esempio. Fatemi un esempio, fatemelo voi di un attacco che non è bilanciato, che si usa molto. 1-4 passo. Infatti quando si usa chiedete perché 1-4 passo è un attacco che non ha equilibrio. Sì. Siamo per questo si usa solo alle fine dell'azione. Quindi attacco e difesa sono le seguenti. Mamma.
per altri attività. Dei nostri giocatori, soprattutto di accoppiarsi subito
e quindi non creare subito dei mismatch tra giocatore alto e giocatore basso diventa importante. E quello che dicevo tutto, limitare questo campo oltre a girare, prendere la protezione del cilindro, e scivolare lì, oltre a dire la protezione sulla linea del passaggio proprio questo. Molte volte, se noi vogliamo mantenere una difesa aggressiva, succede invece che sprintiamo e andiamo bene al di sotto della linea del nostro giocatore, invece di rimanere magari sulla linea in passaggio, per paura, come torno, per paura del passaggio. Quando possiamo farlo? Capite cosa ho detto? Se no ve lo faccio vedere. No, non siamo di nuovo. Sicuramente. Stiamo parlando di rientro difensivo sul giocatore centrale. Quindi io quando è che posso riprendere una posizione sulla linea di passaggio? Quando la palla è stata fermata e siamo ritornati in una situazione aggressiva. Perché altrimenti rischio quello che diceva prima, passaggio lungo, copertore, eccetera, eccetera. Nel momento che noi riusciamo a ritornare sulla situazione di aggressività sulla palla, abbiamo la possibilità di riprendere la nostra posizione aggressiva. Ed è quello che purtroppo tante volte non succede, se ci pensate. Siamo bravi magari a coprire, ma quando siamo bravi a tornare in una situazione di aggressività difensiva. Molte volte ci aiuta, ma risolve tanti problemi che non vediamo.